Ciao a tutti, vi racconto come secondo me sarà il futuro, la società del futuro tra 30, 50 anni, forse di più, non lo so. Comunque, secondo me l'evoluzione è abbastanza chiara, nel senso che saremo tutti più colti, non dico più intelligenti perché quella ma dipende anche dalla genetica che non si cambia così in fretta. Però, secondo me, il trend è abbastanza segnato. E parte dall'economia, dal lavoro. Con il progresso tecnologico, in parte anche con la globalizzazione, ci sarà sempre meno lavoro. Il lavoro sarà eseguito con le macchine per il più possibile e quindi ci sarà meno lavoro. Poi la popolazione mondiale ancora non aumenta, quindi secondo me la stragrande maggior parte della gente lavorerà 4, forse 6 ore al giorno. E cosa farà nel tempo che resta libero? Beh, si informerà. Questo tempo sarà dedicato alla cultura, può essere sì, che si leggano o si scrivano più libri. Ma una parte importante secondo me sarà dedicata proprio all'informazione, a tenersi aggiornati, perché l'informazione così centralizzata come ora in mano a poche reti televisive o testate giornalistiche, questo cambierà perché la gente non si fida più e ha più tempo, ci sono tanti, tanti blogger, tanti notizie, tanti siti di notizie alternative che non sono meno, che non sono più falsi, diciamo, di quelli mainstream. Quindi la gente si informerà e parteciperà di più alla politica. Quindi io immagino che beh, il mio sogno è che ci sia la democrazia diretta. In senso stretto, cioè che ogni singolo provvedimento, ogni singola legge potrà essere votata da tutti i cittadini che lo vogliono. Ci saranno sistemi di delega per cui se uno non vuole interessarsi di alcuni temi, di alcune leggi, potrà delegare il voto ad altre persone, ad un'altra persona. Però che sia democrazia diretta o meno, secondo me ci sarà comunque un'attenzione molto maggiore alla politica. Verrà seguita più da vicino e questo immagino dovrebbe contribuire a migliorare ancora la società. Sarà una società basata sulla libertà di movimento, con controlli minimi alle frontiere per quanto riguarda le persone, quindi libertà praticamente assoluta di circolazione per le persone, ma io credo che non sarà così per le merci, perché già adesso sono abbastanza chiari a molti gli effetti devastanti della globalizzazione, del libero mercato e ci saranno delle restrizioni. Poi per quanto riguarda no, allora la chiudo qui per oggi e il resto ve lo dirò un'altra volta. Buona giornata, qui è tornato il sole e si sente già l'odore della primavera. Buona giornata a tutti, ciao.